Casellina numero 1. Sappiamo dalle indicazioni che è lo spirito. Spirito delle radici, forse. Nazionale. Nazionale Luppolo Fresco. Numero 2. Una bottiglina. Zucca. Allora, ho già aperto e non avevo più pigiato rec. Abbiamo già aperto, quindi sappiamo già cos'è. Ma rifacciamo la scena. Casellina numero 3. È una lattina da 33, Save the Glacier. Numero 4. Birra nazionale, questo è il classicone. Pir Hugo. Questo è un beer cocktail. Beer cocktail, cosa vuol dire? Un cocktail fatto con la birra. In collaborazione con Sushi Pettino. Bottiglina. Questa è la Open Rock and Roll, secondo me. C'è Sì, c'è scritto. scritto. L'ho vista dal tappo. Non l'ho letto. Questo è un classico. Lattina. Bella. Non l'ho mai sentita. Lattina? No, forse è Beer un beer cocktail. cocktail. Mosco beer. Tutti questi gnomi rompono. Oh, una delle preferite. Sì. Eccola. Guayana. Cos'è? Nazionale. Gluten free, però è sempre gluten free. No, quindi questa è la versione gluten free della nazionale, non l'ho mai sentita. Ippa. Questa sembra interessante. Una lattina. Un cocktail. Nazionale bianca. Buono. Cos'è? Roll. Una versione diversa del rock and roll. Mai vista io. Isaac. Isaac. Buono. Questo è un classico, giusto? Classico, sì. Sidro spritz. Interessante. Un altro beer cocktail, Sidro Spritz. Bello. Una bottiglina di Nora. Buono. Una delle mie preferite. Un altro classico. Sì. Bene. Vai, mi sa che le apriremo tutte stasera perché poi partiamo, quindi. Marina. Un'altra bottiglina di Open Special Edition. Non ho sentito. Open Special Edition. Interessante. Poi, stella. Nazionale forte.
questa, non so come si è mai sentita. Siamo rimasti indietrissimo in questo calendario. Ah sì. Beer americano, un cocktail. Un altro cocktail. Bello. Poi abbiamo il lupo. Birretta nazionale, quella normale. Abbiamo bevuto quella gluten free, allora questa è quella normale. Birretta di... ah, super bitter, buona. Molto buona. Bene, e ora il gran finale, credo. Ora il gran finale. Il 24. Cosa sarà? Oh, edizione natalizia, la birra natalizia. Da-da. Ciao, abbiamo aperto tutto il calendario Baladen. Non vi faccio vedere qua l'interessato. Che dici? No, è troppo stanco. Comunque, la nostra opinione è stata molto molto positiva. Sì. Contenuto variegato, un sacco di birre buone, anche non provate, nonostante Baladen sia un marchio che compriamo abbastanza spesso. Il prezzo non era basso, però secondo me onesto per il contenuto, e simpatico anche l'aspetto, anche un po' divertente in stile Baladen, quindi assolutamente consigliato, forse uno dei pochi calendari della birra che ricomprerei insieme a BrewDog, che però adesso è diventato un problema da reperire perché viene dall'Inghilterra. E niente, ciao!